pecore elettriche con Davide Allegranti. Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Giorgia Meloni è ancora isolata in Europa dopo la cena informale della settimana scorsa, alla quale non è stata invitata, ma forse la nuova vecchia maggioranza che governerà la Commissione avrà bisogno di lei. Lei che ha appena accolto a Roma Viktor Orbán, il primo ministro ungherese che scimmiotta lo slogan di Donald Trump e dice «Make Europe great again». Tra pochi giorni, dal 1 luglio, l'Ungheria assumerà per 6 mesi la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, prendendo il posto del Belgio. Per questo Orbán ha avviato una serie di incontri con i leader europei dei vari paesi per cercare alleati a sostegno della sua agenda politica, e lunedì era a Roma per incontrare Meloni, la quale per la verità sta cercando alleati a sua volta per allargare il gruppo dei conservatori e dei riformisti europei. Orbán però ha detto che il suo partito, Fidesz, non entrerà a far parte del partito dei conservatori e riformisti europei presieduto da Giorgia Meloni. Non possiamo fare parte di una famiglia politica dove c'è un partito rumeno che è anti-ungherese, ma ci impegniamo a rafforzare i partiti di destra europei anche se non siamo nello stesso gruppo, ha detto Orbán. Ma la partita di Meloni è più complessa. Nonostante l'accordo che la esclude fra popolari, socialisti e Lib Dem, la Presidente del Consiglio rivendica ruoli di peso nella nuova Commissione. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani, chiede addirittura un vicepresidente della Commissione e un commissario forte. Da giorni si parla, per esempio, del ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione, il Sud e il PNRR, Raffaele Fitto, come possibile commissario europeo. In attesa del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno, le trattative sulla futura Commissione europea proseguono. C'è, come detto, un accordo sui cosiddetti top jobs. Lo hanno raggiunto i negoziatori di PPE, socialisti e liberali. Il pacchetto prevede Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo, e Kaja Kallas come alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Come Meloni dunque tratterà direttamente von der Leyen, il che non deve sorprendere. In fondo non c'è ostilità fra le due, come testimoniano i ripetuti e cordiali incontri della presidente uscente della Commissione europea con la presidente del Consiglio dell'Italia. Resta da capire quale sarà il programma politico di von der Leyen. Il suo partito, il PPE, durante la campagna elettorale appena conclusa si è spostato a destra, come si capisce leggendo il manifesto del PPE pubblicato contestualmente all'indicazione di von der Leyen quale candidato data di punta per la presidenza della Commissione europea. There is no freedom without security. Non c'è libertà senza sicurezza. La frase sintetizza le intenzioni programmatiche del PPE anche di von der Leyen, ma anche su altre questioni come sul Green Deal. In queste settimane è emersa una destrizzazione, diciamo così, del PPE. Il Green Deal per noi non è una nuova ideologia come sostenuto dai Verdi o dai socialisti, ha detto ancora il PPE nel suo manifesto. Certo, i popolari sono impegnati a raggiungere l'obiettivo prefissato della neutralità climatica entro il 2050, ma l'Europa non deve deindustrializzarsi. Parole che von der Leyen condivide, ma domanda che mi domando: le condividono anche i socialisti? Ciao, le pecore elettriche tornano domani!